sensuale che ogni volta che vedo, forse qualcuno ha capito, puntualmente arriva a mezzo teatro, esatto. Quando arriva lui, non spoileriamo, lui è, e qui pausa d'effetto, Giustino Cartesio, nessuno lo conosce, perché... Giustino Cartesio che porta Superman della DC Comics. Oddio. E tornavo. Edo. Dico due parole. Oh! No! Mannaggia al vento. Io è contro di te, amico mio. Ragazzi, io sono un giudice. Non avete visto niente. Ok. Io sono un giudice imparziale, ma vi dico che state per vedere l'esibizione più bella di tutta la serata. Ops, mi sono sbilanciato un po'. Allora, io devo. Mentre devo cercare di aiutare, ma non so cosa fare. Esatto, C'è. Ci siamo? Ci siamo? Possiamo partire? Ci perfetto, Giustino Cartesio Superman! Salve, sono Clark Kent, giornalista del Daily Planet. Avrei alcune domande da fare ai giurati. È vero che avete rapporti malavitosi con l'ex Luthor? Alfredo, è il Superman! Lois, devo andare! Ho lasciato il sugo sul forno! Questo è un lavoro per Superman! Guardate il cielo! È un uccello! È un aereo! È Superman! Giudicare il cosplay, come i giudici si orientano. Per me, che sono anche il direttore artistico della Robo Comics, quindi lo vedo anche da un'ottica di intrattenimento per chi arriva in una fiera e non conosce il mondo della cultura pop o lo vive di altro, vedere una performance sul palco per far divertire le persone, quello per me è il metodo di giudizio per giudicare qual è il miglior cosplay. E se non vedrò altro, io già mi sbilancio, per me Giustino è il top player assoluto di tutte le mie persone. E ricordiamo che Giustino ha realizzato da solo tutte queste cose, quindi ancora un altro grande applauso. Che suore veramente sì. Capitano, prego. Ma grazie. Qualche altra domanda? Siamo a posto? Ok, a posto. Allora, io ti direi, aspetta, prima guadagnati il tuo palco, prenditi il tuo palco.
Io direi una cosa che non abbiamo detto prima. Allora facciamo una brevissima intro in cui sarà